Ciao ragazzi, in questo nuovo video vi farò vedere come fare un uccello di carta. Allora, tutto ciò di cui avete bisogno è soltanto un foglio quadrato, come potete vedere. Prima cosa, fare una diagonale che io ho già fatto e farla anche dall'altro verso, quindi così. Fatto questo, andiamo a piegare in quest'altro modo. Stessa cosa anche dall'altro verso. Adesso avremo una cosa così e adesso non dovremo far altro. Guardate questa, prendere questa parte e questa e portarla indentro. Cioè in pratica dovete chiudere a quadrato. Così e poi di conseguenza così. Avete capito? Adesso che avremo questa specie di quadrato, andiamo a piegare la carta in questo modo. Come potete vedere, così. E fare la stessa cosa anche dall'altro lato e chiaramente anche dietro. Apriamo tutto, girare il foglio e rifare la stessa cosa. Quindi così, poi così e anche dall'altro verso. Chiaramente adesso lo apriamo. Adesso che abbiamo dei punti di riferimento, apriamo la carta in questo modo. Cioè, come potete vedere, questi devono rimanere come sono. E usate questi punti di riferimento che avete, diciamo, creato per riportare il foglio all'interno in questo modo. Faccio vedere così. E chiaramente fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Adesso avrete una cosa così, girate il foglio e fate la stessa identica cosa che avete fatto prima.
Adesso avete ottenuto una cosa così. Adesso prendete questo foglio, lo girate a metà, così, e piegate come se doveste aprire una pagina di un libro. In questo modo fate la stessa cosa anche all'altro verso. Questo è quello che vi dovrebbe uscire. Adesso non dovete far altro che rigirare questa parte, così, l'altra parte, così. Adesso avete questo triangolino. Adesso queste sarebbero in realtà le ali dell'uccello. Per fare in modo che l'uccello muova le ali, dovete tirare quello che voi preferite che sia la coda. Cioè, perché come potete vedere queste parti sono uguali, quindi volendo la coda potrebbe anche essere questa. Si tira in questo modo. Come potete vedere, muove le ali. E adesso che abbiamo, diciamo, la coda, le ali, andiamo a creare il becco. In questo modo dovete soltanto piegare così e così. E questo è il becco dell'uccello. Così avete un uccello di carta che vi muove anche le ali. Presto, ragazzi!